Ciao a tutti ragazzi, benvenuti in questo mio nuovo video e siamo finalmente qui con il terzo episodio delle mie prediction sui centrocampisti del Team of the Year. Questa volta sarà una prediction sui centrocampisti migliori 11 del mondo. Vi ricordo che sarà annunciato il 15 gennaio presso Zurigo e vediamo subito chi è secondo me il primo centrocampista che è stato inserito in questi top player. Il primo secondo me è il Fideo Angel Di Maria, che ha giocato davvero un'ottima stagione soprattutto con il Real Madrid, adesso è passato al Manchester United, ma comunque un ottimo giocatore che al momento costa davvero molto sul mercato. Ha delle ottime statistiche, come soprattutto nella velocità, nel tiro e nel passaggio e nel dribbling, giocatore che secondo me merita di stare in questo Team of the Year e quindi io lo inserisco. Passiamo al secondo centrocampista migliore del mondo, se così possiamo dire, altro giocatore del Real Madrid, questa volta giocatore croato del Real Madrid come sempre, ed è Luka Modric, giocatore fantastico secondo me, dai piedi davvero molto buoni. Abbiamo un 85 in passaggio, 89 in dribbling e una buonissima velocità e agilità per il piccolo giocatore croato, che non costa moltissimo ma è davvero un ottimo giocatore, e secondo me se uscirà una sua versione Team of the Year sarà davvero un giocatore fantastico, soprattutto molto completo sia in attacco che in difesa, anche se diciamo che lui predilige la parte offensiva del centrocampo. Passiamo ora invece all'ultimo centrocampista che secondo me verrà inserito in questa lista di centrocampisti migliori, secondo me è il tedesco Bastian Schweinsteiger, giocatore del Bayern Monaco che ha disputato un ottimo mondiale e ha vinto anche la Coppa del Mondo, quindi secondo me merita di diritto di entrare in questo Team of the Year. Quindi ricapitolando, i miei tre centrocampisti migliori al mondo sono El Fideo Angel Di Maria, Bastian Schweinsteiger e il giocatore croato Luka Modric. Se usciranno saranno davvero degli ottimi giocatori, soprattutto per gestire palla, ma anche abbastanza veloci, a parte Schweinsteiger. Detto questo, io vi invito a scrivere nei commenti quali sono secondo voi i migliori centrocampisti che faranno parte dei Team of the Year. Ciao a tutti ragazzi, prossimo video.